Tommaso Caporale, un'analisi acustica delle bollicine. Che differenze ci sono tra uno spumante e un altro? Beh, è un nuovo approccio al mondo della spumantistica. Questo metodo, Caporale, ci dà delle informazioni ben precise soltanto ascoltando un calice e appoggiandolo al nostro orecchio. Questa esperienza che abbiamo voluto portare qui ad Abruzzo in Bolla è proprio appunto l'intensificazione dell'immersione nelle degustazioni degli spumanti. La bolla esplode in maniera differente da spumante a spumante e il suo suono ci indica in maniera univoca tutte le caratteristiche sensoriali. Abbiamo scoperto anche, facendo le degustazioni dei trabocco, che ci sono delle particolarità, delle ricchezze frequenziali che ritroviamo soltanto in grandi spumanti italiani. Quindi da questo punto di vista ben vengano questi esperimenti con Pecorino, con Montonico, con Passerina e anche con Montepulciano. Devo dire che dalla mia ricerca sono emersi appunto questi dati che riportano gli spumanti trabocco Abruzzo DOC tra i migliori del panorama della spumantistica Martinotti. Prima parlavi, sentivo che ti hanno domandato la differenza a livello acustico rispetto al calice. Sì, l'analisi frequenziale ovviamente nella ricerca è stata fatta utilizzando un calice standardizzato, il calice con dei punti di nucleazione incisi, questi 7 punti da cui partono i treni delle bolle, in modo tale da poter registrare i suoni soltanto dallo scoppiettare di questi 7 punti ben precisi. Utilizzare dei calici standard per fare una degustazione, quindi lo stesso calice come quello con i punti di nucleazione incisi, vuol dire avere una standardizzazione nella degustazione, quindi anche sia dal punto di vista olfattivo, ma anche dal punto di vista e soprattutto dal punto di vista acustico, avere un calice sempre uguale con la mancanza dell'aleatorietà che può essere invece indotta dalla mancata pulizia del calice, ci permette di essere sempre più precisi nella nostra considerazione rispetto a uno spumante.